che facciamo oggi? Facciamo una cosa semplice, 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 e che delle volte non riesce mai tanto buona, poco gustosa, insipidella, tutto. Allora che volevo fare? La volevo fare buona stavolta? Sì, pasta con la bottarga. Allora, partiamo subito da una cosa base, proprio base. Allora, la bottarga deve essere questa, per me. Allora, guarda il colore, ambra, ma ambra chiaro, anche un po' morbida, vedete come si sbriciola così? Guardate dentro com'è, vedete? Poi, la bottarga si compra in terra, non comprate quella roba macinata, non si sa che cos'è. Questa è bottarga di Mugine, quindi cefalo, ok? Allora, non credete alle cazzate. La maggior parte viene dall'estero, poi viene lavorata qua in Italia, ma non abbiamo tutta questa Mugine qua in Italia da lavorare, soprattutto in alcune zone, sono pochissimi proprio quelli che hanno la bottarga proprio di questa zona, della zona Italia. La maggior parte vengono da fuori e vengono lavorate qua in Italia. Allora, e iniziamo subito con l'aglio. Qua l'aglio ci vuole. Prendo sto bello spicchio d'aglio, lo taglio a metà. C'ha un pezzetto d'anima, la leviamo, vedete, appena appena un accenno, se no rimane un po' troppo pesante, facciamo così. E lo va, vedete questo? Questo non è buono, non è un buon segno. No, però ancora è buono, ancora è buono. Andiamo, aglio intero, vai. Metto qua dentro, olio. Agostino, grazie, il mio amico Agostino. Albenga, olio di olive da giasche, che robetta, eh? Che lusso, somma arriva, ciao Agostino. Vai così, poi vado, accendo, mentre faccio rosolare, perché a me non è sufficiente quell'olio lì, quell'aglio lì, che faccio? Prendo un pezzetto d'aglio, qua così, pac, così, e me lo lavoro bene bene, in che senso? Così. Questo lo sapete, no? Bella pasta proprio. Che perde, sembra una stupidaggine, ma così perde tanto il suo forte. Guardate, così, vedete? Lo raccolgo. Che bontà, che bontà. E facciamo intanto rosolarlo. Qua, così. Che musichetta oggi, eh? Allora, acqua salata e bolle. L'aglio, guardate che bello, è dorato. Levo dal fuoco, dall'induzione, così. E poi metto l'aglio in pasta, qua. Lasciamo per sciogliere. Poi, peperoncino. Ci vuole. Assaggiatelo sempre prima. Non è detto che sia né troppo piccante o troppo piccante. Vado. Peperoncino. Sciolgo tutto quanto. Aggiungo un po' di acqua di cottura della pasta, qua, così. Mamma mia, senti che profumo. L'acqua, lui salta tutti i profumi quando andate a buttare l'acqua mentre state facendo il soffritto. Guardate che robetta. Abbasso, 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 così. Adesso, due parole. L'acqua sta bollendo. Butto la pasta, spaghetto, a me piace lo spaghetto per questa pasta, e lasciamo andare. Poi, guardate qui, c'ho il sedano. Ma avete mai provato la bottarga col sedano a insalatina? Perché la bottarga è così, è buonissima, sapida, però ingrassa un pochetto. Il sedano sgrassa, quindi anche a crudo, così, fate un'insalatina di sedano e bottarga, sembra una stupidaggine. Io la facevo con sopra una burratina, quindi facevo burrata, sedano, insalatina di sedano e bottarga, eccezionale. Allora, mettiamo il sedano nella nostra pasta. Qualcuno storcerà già il naso. T'ho visto, eh? Te preoccupare, t'ho visto. Il prezzemolo ci vuole. Proviamo un po' col sedano, poi faccio un po' col sedano. Ho sfibrato il sedano, quindi via le fibre. Adesso, guardate che faccio. Taglio. Lo lascio un po'. Che si sente? Non deve essere troppo piccolo. Guardate così. Io andrei così, vedete? Quindi senza fibre non c'è quella roba sotto i denti che rimane. Se volete proprio scialare, usate anche il cuore del sedano, la parte centrale. Vedete com'è la pasta?
è così, dritta così, eh. Quindi, guardate qua. Vedete? È proprio dritta, 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 eh. Guardate. Ma lo sapete perché così dritta l'ho messa dentro? Perché così esce fuori una crema spaziale. Così, guardate. Guardate qui. Vedete com'è? Non si piega. È fil di ferro. Allora, questa è la pelle della bottarga. È un involucro che racchiude le uova che poi si seccano, no? Allora, vedete qua? Io adesso, mentre sta così, dentro alla padella che si sta finendo di cuocere la pasta, faccio questo. Cioè, questo è il sapore in più mentre sta cuocendo. Vado così, mestolo. Si sente già l'odore del mare, perché la bottarga è stupenda per questo motivo. Sembra veramente di mangiare un pezzo di mare. E lasciamo cuocere qua così, per almeno 3-4 minuti. Guardate, guardate qua che cremetta che sta venendo. Guardate, mano a mano che la pasta lascia l'amido insieme a tutte quante l'olio, il grasso, e c'è un profumo che voi non potete capire, della bottarga. Non sembra nemmeno bottarga, sembra uno spaghetto alle vongole. Cioè, è un profumo eccezionale, guardate. Guardate che robetta. Mamma mia, due minuti solamente, aspettate. Guardate qua. Guardate che robetta, spengo tutto. Sedano, qua. Ok? Quindi non lo cuocio per niente. Oh, questo è amore. Senti, ecco qua. Ci siamo. Mamma mia, che robetta. Guardate qua. Ma che spettacolo è questo? Voglio proprio esagerare. Vai. Piatto. Niente piatto. Allora, poi dopo, dato che io sono, mi piace, sono goduroso, guardate qua. Sottile, sottile. Eccola qua. Mamma mia. C'ho l'acquolina in bocca. Allora. Ma stai a vedere? Guarda qui. Mamma mia. Lo so. Che devo fa? Questo. Quando prendo sto pezzetto così, no? Questo lo sai che cos'è? Guarda che bello. Ma guarda che bello. È bella già così, senza mangiarla. La cosa bella, vai a cercare il sedano. Croccante. Buonissima. Fatela così la prossima volta, la pasta alla bottarga. Un successone. Grazie a tutti.